Innanzitutto grazie per aver accettato questa intervista. Io sono un po' emozionata perché lei è quello che diciamo il 50%, il 60% di noi vorrebbe diventare nella vita. Quindi. Posto per tutti, dico, non perdete le speranze. Va bene, speriamo. Allora, io vorrei iniziare da una domanda un po' banale che mi fanno un po' tutti ogni volta, anche a me, io ogni volta invento una cosa diversa, quindi adesso voglio aumentare l'inventario di cose da dire. Quindi, perché hai iniziato a studiare polacco? Io do la risposta invece chiedo sempre per puro caso, nel senso che è una storia un po', cioè, particolare per come si è poi evoluta. Io ero partita per riuscire a mia lettere a lingue all'università ed ero partita da casa con l'idea di iscrivermi a inglese e spagnolo, perché avevo già studiato lingue al liceo, mi piaceva molto l'inglese. E la letteratura inglese e lo spagnolo per fare qualcosa di diverso e soprattutto perché non volevo continuare col tedesco perché lo trovavo difficilissimo, cioè proprio incomprensibile. E invece il polacco. Ai miei tempi si facevano ancora le iscrizioni in segreteria, quindi con ore interminabili di code. In quelle 3 ore di coda praticamente avevo il libretto dei corsi in mano, così lo sfogliavo, visto che c'erano delle lingue diverse da queste, cioè un po' più interessanti. Mi era molto brutto, e infatti a metà coda avevo deciso che avrei studiato inglese e russo, inglese come prima lingua e russo come seconda lingua, come lingua biennale. Poi passano ancora una decina di minuti e ho detto, ma no, forse il russo è meglio che lo faccio come prima lingua perché così almeno lo studio meglio, è una lingua comunque difficile. Allora ero convinta appunto del mio russo e inglese. Poi quando sono arrivata al momento dell'iscrizione, l'impiegata mi ha detto, guarda, se vuoi studiare il russo devi aggiungere un'altra lingua. Cioè, proprio. E gli ho chiesto, ma lei cosa consiglia? Allora, anche lì c'è stata tutta una trafila, e mi ha detto, ma potresti mettere il romeno? Potresti mettere il romeno? Ho detto, no, ma guarda, in Romania ho vissuto qualche mese, ero piccola, sì, però non so, ma non mi convinceva. Allora potresti mettere l'ungherese? Ho detto, ma no, l'ungherese, con il mio attuale marito ero fidanzato, lui era appena tornato dall'Ungheria dopo un incidente sul lavoro, no, no, l'ungherese non lo voglio dire. Se, cioè, poi c'è il serbo croato, c'era la guerra in quel periodo perché era il 94 e ho detto no, un serbo croato no. E poi vabbè, è rimasto il polacco. E io, boh, ma sì. E qualcuno dietro, alle mie spalle, ha detto, mi ricordo questa frase, metti il polacco perché la prof è brava. Polacco, poi al massimo cambio. Sì, ma infatti poi puoi cambiare quando vuoi, tanto sei solo all'inizio. E poi non ho più cambiato. Anzi, poi ho cambiato nel senso che ho messo come prima lingua il polacco e come seconda lingua russo. Volevo chiedere anche se la sua vita è cambiata di riflesso dal Nobel della Tokarczuk. No, allora, non è cambiata, vabbè, radicalmente, un pochino sì, nel senso che si sono prospettati dei lavori un po' più a lungo termine in merito appunto alla traduzione editoriale, mentre prima ero più io che propone, cioè sono sempre stata io a proporre, a contattare le case editrici continuamente, lo faccio da 20 anni, penso che avranno tutte le case editrici, avranno un mio curriculum e una mia scheda di lettura di qualche scrittore, perché c'è. E adesso invece è un pochino al contrario, nel senso che con il fatto di essere la traduttrice della Tokarczuk, negli ultimi 2 anni, diciamo, sono le case editrici che hanno cercato me. È una soddisfazione anche questa, finalmente. Lei diciamo che ha iniziato con la tesi sulla Tokarczuk che fino ad arrivare al Nobel è stata molto perseverante da questo punto di vista. 20 anni fa era una cosa un po' azzardata proporre agli editori italiani una scrittrice che ai tempi era ancora giovane e poco conosciuta se non in parte. Adesso diciamo che ha già un po' più senso la cosa.
Lei si è sempre occupata di prosa, mai di poesia. C'è davvero questa grande differenza fra traduzione di versi e di prosa? Diciamo che a parte la Szymborska leggo poca poesia perché è proprio gusti personali. Non penso che bisogna che sia necessario essere per forza dei poeti per tradurre poesia, però bisognerebbe sentire proprio anche un po' un'inclinazione verso questo genere, avere un po' di non so come dire, è una traduzione completamente diversa, proprio completamente. All'inizio, figurati che io mi ricordo che per fare un po' di esercitazione leggevo, no, giusto per spiegarti la mia inesperienza proprio nella traduzione di poesia, leggevo le poesie della Szymborska tradotte da Marchesani e appunto leggevo la versione in polacco e la versione in italiano. Non so se penso che ti sia capitato di farlo, che in molti punti, cioè, sono molto diverse a livello proprio di terminologia, non a livello contenuto. E quindi all'inizio ero proprio molto inesperta, ancora studentessa, forse così dicevo: no, ma vedi che non vabbè, cioè, dura la ma chi è per tradurre? E invece poi col tempo ho capito che effettivamente faceva un lavoro eccellente, però bisogna essere, insomma, predisposti. Io non lo sono. No. Nel senso, forse l'unica tipo di poesia che mi riesce bene è quella per i bambini, quindi le filastrocche. Diciamo, quelle sì, quelle ho fatto anche dei lavori traducendo dal russo in quel campo lì, però la poesia, quella alta, no, non è nelle mie cose. La poesia polacca è un po' più alla portata di tutti, nel senso che mette meno soggezione. La poesia italiana invece ti senti sempre un pochino inferiore rispetto al linguaggio usato dal polacco, questa è una mia sensazione. Lei contribuisce un po' a scardinare questo mito della Polonia martire, della Polonia triste, cioè, diciamo che vorrebbe provarci, come dire, diciamo, lei individua come soluzione quella di provare a tradurre sempre di più, sempre più testi e sempre testi diversi, non sempre i soliti classici. Esatto. C'è tantissima letteratura contemporanea, ma anche non proprio, insomma, non per forza degli ultimi anni, ma diciamo, vabbè, idealmente dall'89 in poi, che non può essere, che è letteratura polacca, ma potrebbe tranquillamente essere una letteratura europea. Cioè, è proprio ai livelli di tutta l'altra letteratura europea, dove quindi si perde quella caratteristica appunto di martirologia, di sofferenza, di tristezza, che caratterizza un po' la letteratura precedente o comunque quella più conosciuta. E quindi sì, infatti quando ho finito l'università mi sono proprio data questa come missione, ho detto voglio far conoscere questa letteratura polacca che è bella alla fine, è interessante. A volte penso che se nessuno dicesse che è un autore polacco, un'autrice polacca, non si riuscirebbe ad individuare, insomma, a collocarlo in una nazione particolare. Anche la Polonia europea. Infatti dico sempre, prendete una cartina, piegate dell'Europa, piegate la metà, la Polonia è il centro dell'Europa, non è un paese dell'est così arretrato. Quanto è durata il lavoro di traduzione dei Vagabondi? Allora, in questo caso sono stata fortunata perché la casa editrice mi ha dato dei tempi abbastanza lunghi, quindi ci ho lavorato su 6 mesi. Nel frattempo poi avevo anche altre cose da portare a termine. Però tra leggerlo, tradurlo e rileggerlo e poi insomma anche poi la correzione di bozze che ne segue, comunque 6 mesi ci sono voluti, sì. Quei 6 mesi che mi hanno dato a disposizione li ho presi tutti. Poi io sono una molto metodica, quindi se ho 6 mesi mi prendo il libro, lo sfoglio, conto le pagine, mi segno tutto giorno per giorno, proprio per cercare di finire nei tempi e per avere sempre sott'occhio come procede il lavoro. Adesso infatti anche con l'altro libro, il tomo Kshendi Yakubove, che sono 1000 pagine, sto facendo la stessa cosa ed è proprio
un lavoro certosino, la matematica quasi. Facendo un paragone anche con l'altro premio Nobel, Miłosz, diciamo che entrambi sono un po' odiati in patria dalle destre nazionaliste, c'è un po' di... cioè acclamati all'estero e... Ma disturbano probabilmente un pochino, è la mia idea quella, disturbano perché... senza, allora, passando attraverso la narrativa, come si può dire, cercano di, ma forse non cercano neanche, viene spontaneo parlare di certi temi che disturbano, però lo fanno in modo non sfacciato, non accusatorio. Se uno ha la coscienza un po' sporca, o comunque... si sente punto sul vivo, allora forse un pochino di verità ci sarà in quel che dicono, ma l'intenzione appunto non è quella di, è quella di narrare, quella di raccontare, ma senza puntare il dito su nessuno, senza accusare, giusto a titolo, siccome è informativo. Io adesso parlo specialmente per appunto per questo ultimo della Tokarczuk, che è stato molto attaccato, è stata attaccata lei personalmente, ha dovuto viaggiare per un po' di tempo con la Guardia del Corpo, oltretutto per una storia del XVIII secolo, però sono delle situazioni che vengono sempre un po' insabbiate, coperte, sempre sul... con dei falsi miti anche, no? della Polonia che è molto tollerante, buona con tutti, poverini loro e disgraziati gli altri, ma insomma non è sempre stato così, probabilmente. Il suo rapporto invece con Tokarczuk autrice, rapporto fra traduttore e autrice, come si instaura? Allora, con lei diciamo che essere la sua traduttrice è una fortuna, perché ha un'altissima considerazione dei traduttori, vabbè, dei suoi traduttori, ma proprio del lavoro di traduzione in genere. Riconosce che, cioè dice spesso che se non ci fossero i traduttori, le opere degli scrittori rimarrebbero, non uscirebbero fuori dai confini, rimarrebbero comunque chiuse nelle proprie patrie. Soprattutto per le lingue come la sua, come il polacco, che non è una lingua veicolare, è una lingua che si parla solo in Polonia. Quindi diciamo che è facile stabilire un rapporto con lei, nel senso che è molto disponibile. Io in realtà quando lavoro su una traduzione non chiedo non sono uno di quelli che chiede continuamente magari chiarimenti allo scrittore, anche se ne avrei la possibilità. Però all'inizio e alla fine del lavoro mi faccio sentire. Quindi all'inizio gli scrivo, ciao, guarda, sto iniziando a scrivere. ho finito e boh, è tutto chiaro, oppure se c'è qualcosa che posso che insomma qualche dubbio. E la cosa bella che è riuscita a fare in questi ultimi 2 anni è che è riuscita a mettere in contatto quasi tutti i suoi traduttori nel mondo. Cioè, prima siamo entrati in contatto con lei, poi tramite qualche altro traduttore un po' più esperto di internet, social, tutte queste cose qua. Adesso abbiamo fatto proprio un gruppo dove oltretutto ci aiutiamo tantissimo tra di noi, anche perché soprattutto se stiamo lavorando allo stesso libro, ci scambiamo dispense, ricerche che abbiamo fatto, no? È proprio un'esperienza molto particolare che non so se anche gli altri traduttori di altre lingue, di altri autori hanno mai fatto. E lei, appunto, come ti dicevo, avendo questa... grande stima dei traduttori, dice che quando va in un paese vorrebbe sempre avere il traduttore al suo fianco in ogni presentazione, perché dice: se no mi sento un po' a metà, nel senso che è solo quando ho davanti a me presento un libro tradotto in un'altra lingua, se ci sono solo io a presentarlo, è una presentazione dove manca una voce. Quindi tu immagina il traduttore come si sente quando si sente dire queste cose. No, è no, da quel punto di vista lì è un'esperienza molto bella, molto particolare, non avrei pensato, anche perché
appunto il lavoro del traduttore, questo lavoro solitario dove sei nel tuo studiolo davanti allo schermo, insomma, perde un po', è un po' stereotipata questa figura. Con lei si riesce a cambiare, a dargli anche un aspetto un po' più, insomma, più vivace. Ha scritto un articolo che è stato pubblicato, se non sbaglio, a novembre sull'Espresso, una parte di un suo articolo che si intitolava appunto "I traduttori salveranno il mondo". Adesso è un po' esagerato forse, però insomma, qualche no, solo per appunto per far capire come ci tiene in considerazione. Si è mai servita di un'altra traduzione della Tokarczuk come ausilio Sì, a... lo faccio. Sì, lo faccio. Appunto, proprio perché siamo in contatto anche non solo con la traduzione, ma anche col traduttore. Quindi capita spesso di sì, dalle lingue che conosco, che sono inglese e francese, capita di vedere come hanno risolto magari certi passaggi. Poi, ovviamente, in italiano, cioè la soluzione che poi trovo io è diversa perché insomma è un'altra lingua, però ci confrontiamo spesso, sì, però appunto magari non solo con il libro, ma proprio anche col traduttore. E Sì. invece, oltre alla Tokarczuk, di quali altri autori si è occupata durante la sua carriera? Allora, sempre di donne, non so perché, principalmente, ma forse vabbè, la scrittura femminile mi piace anche in modo particolare. E ho iniziato con Katarzyna Grochola, che è stata pubblicata in Italia nel 2006. E poi Anna Kowalewska, invece nel 2008, due mesi fa, a marzo, è uscita con Bompiani, sempre per Bompiani ho tradotto Violetta Grzegorzewska, e poi Tokarczuk. Bon, queste quattro qua. Comunque sempre scrittura femminile, forse boh, mi ritrovo un po'. È una scrittura in cui mi medesimo di più rispetto a una scrittura maschile. Poi, insomma, ovviamente se mi vengono proposti anche delle opere di autori, non è che dico di no, però essendo un filone quello della scrittura femminile che ho sempre seguito di più, probabilmente tra le mie proposte c'è spesso appunto la scrittura femminile polacca, che la trovo veramente interessante, soprattutto appunto quella degli ultimi anni. Perché anche quando non lavora si sente ossessionata dal suo lavoro di traduzione. Allora, quello sì, nel senso che c'è sempre, è sempre presente, ma no, purtroppo no, perché insomma ci sono cose peggiori nella vita, ci sono ossessioni peggiori, però effettivamente è un lavoro, quindi sappilo, sappiatelo se vorrete farlo, è un lavoro che ti accompagna continuamente. Allora, ti accompagna quando guardi un film, se è un film straniero. E senti una frase in italiano che stride, allora dici: ma caspita, ma come l'hanno tradotto? Così non va bene, cioè non va bene. Allora, infatti, boh, a questo punto è meglio guardare i film in originale, così almeno uno non sta lì. Quando leggi, io leggo sempre con la matita in mano in italiano perché faccio un pochino le pulci. In realtà no, non solo per quello, ma anche perché quando leggo, se trovo delle espressioni che mi piacciono, me le segno, dico, beh, questa me la tengo buona perché magari non mi è venuta in mente e me la, insomma, posso sfruttarla. No, comunque sì, è un lavoro che non so se quello della, penso che sia anche quello della scrittura così, cioè nel senso che sei sempre, però anche quello della traduzione, la traduzione editoriale, io mi occupo anche di traduzione tecnica, quella tecnica no, ovviamente, boh, una volta che ho finito il mio lavoro, consegnato, rimane lì. Invece quella editoriale, soprattutto poi se si lavora su un libro magari anche impegnativo, ad esempio qua per Chengdu Yakubove, mi sono fatto una cultura sugli ebrei. Ho guardato tutte le serie televisive, coinvolgendo anche mio marito, poverino, che si è dovuto guardare in lingua originale, quindi in ebraico e in Yiddish, queste serie. Poi no, sto leggendo un sacco di cose proprio perché, un po' per curiosità mia, perché poi è un mondo molto curioso che non conoscevo bene e quindi mi serve anche, insomma, per tradurre in modo corretto, per capire che cosa sto leggendo in polacco. Però sì, alla fine ti coinvolge a 24 ore su 24.
Ogni tanto vengono in mente insomma, delle idee, allora te le segni sul quadernino. In questi giorni di quarantena mio marito era a casa, quindi non ti dico le volte che sono uscita dallo studio. Senti, come ti suona questa frase? Lui mi diceva, però sto lavorando anch'io, abbi pazienza. Però è così, comunque sì, la risposta è Beh, sì. infatti diciamo che per il traduttore lo smart working è qualcosa che non si fa solo in quarantena. No, ma è sempre, ho detto finalmente capiscono che cosa vuol dire lavorare da casa. Poi da una parte va anche bene, nel senso che è un lavoro che, almeno io in questi 2 mesi di quarantena non ho notato nessun cambiamento, neanche nessun calo di lavoro, perché facendolo tutto da casa tramite computer non è cambiato nulla, cioè non c'erano necessità o non ci sono stati impedimenti. Però alcuni lo trovano alienante, infatti, ma io no, mi trovo bene, l'ho scelto apposta, proprio per, insomma, per sentirmi più libera di lavorare un po' come voglio. Poi lavoro sempre, sei sempre qui in studio a lavorare, però è un senso di libertà Qual diverso. è la sua città preferita in Polonia? Varsavia, però. Guarda, ero a Cracovia, bellissima, mi piace tanto. No, vabbè, Varsavia, ma è più una cosa affettiva. Ho fatto l'Erasmus lì, quindi sono stata 6 mesi. Era la mia prima esperienza. Poi io abito in campagna, cioè fuori Torino, e quindi era la mia prima esperienza di vita in 6 mesi in una città grande, una metropoli. Mi è piaciuta tantissimo. E poi ai tempi. C'era, ai tempi, ma penso che sia ancora adesso, avevo notato una grande differenza tra l'organizzazione universitaria italiana e quella polacca, nel senso che sì, tutti pensano che in Polonia sia tutto arretrato, ma l'università era, cioè, organizzata benissimo. Questa biblioteca, non so se sia già stata la BUV, la Biblioteca Universitaria di Varsavia, che ai te, cioè, 20 anni fa, perché sì, era nel 2000, 20 anni fa era, insomma, modernissima rispetto alle nostre biblioteche polverose, bruttine, così. E quindi, vabbè, sì, Varsavia, poi ho conosciuto un sacco di gente. No, no, è Varsavia. A conclusione di questa interessantissima intervista, non so se vuole dare un consiglio ai novelli studenti di polacco. Allora, innanzitutto di perseverare. Di non ascoltare quello che dicono gli altri, dove vuoi andare con questo polacco? Di leggere tantissimo e di rimanere sempre informati, cioè di far sì che la Polonia diventi una seconda patria, in cui insomma, si è sempre informati su quello che succede e poi appena si può si va. Però di non demordere, perché sì, è un lavoro strano, particolare, diciamo, i risultati non si ottengono subito, ci vuole veramente tanto tempo. Però, insomma, chi non molla poi alla fine ce la fa. Sono la prova vivente, ci ho messo tanto, però, insomma, le soddisfazioni arrivano.